Bella gente. My philosophy is that we can have an awesome physique, we can optimize our health without harming animals and of causing less harm to the environment. So why wouldn't we? Praticamente possiamo stare in salute super forti, guardate me, senza uccidere gli animali che quindi ci invaderanno, perché a un certo punto se non li uccidi noi siamo quelli che possono ucciderli, no? Nel senso, il leone uccide tutti e lo scoiattolo uccide solo certi piccoli animaletti. La lucertola uccide solo gli insetti, li prende con la lingua. Se ognuno fa il suo lavoro, no? Se noi smettiamo di farlo, che cazzo succede? Che abbiamo buoi, pecore ovunque, no? Dappertutto, che non sarebbe male, perché questa è la soluzione, sicuramente non l'allevamento intensivo per produrre un banco frigo del supermercato pieno di carne che nessuno comprerà. Poi ne comprano 4-5 pezzi, perché se tu vai nel banco frigo c'è tutto vuoto, no? Dici, oh cazzo, qua c'è qualcosa che non va, magari non prendi neanche quei 4 pacchetti che ci sono. Se invece vai e c'è tutto pieno, dici, beh, insomma, è sinonimo di un cazzo, di solo di figura. La figura è quella che tu devi trovare tutto perfetto. Poi buttano via il 40% della carne che va male. Li buttano via in cassonetti chiusi a chiave, in maniera che il barbone non possa andare a prendere la carne. Cioè, quindi è un doppio crimine, no? Invece di prendere la bestia, ammazzarla e ti basta per 2 l'anno, una mucca basta per ogni persona all'anno. No, invece ne produciamo 200.000 che poi vanno al macero o buttate in scovazze, veramente una roba triste. Questo qua dice che si può fare tutto quanto, ovviamente lui cosa fa? Da buon schiavo fa riferimento all'ambiente. Quindi dimostra che non ha ricercato proprio un cazzo, altro che credere a quello che gli hanno detto i suoi amici Ani ai banchetti con le maschere bianche e nere, con la roba macabra che fanno. Questo poveraccio sostiene che senza proteine e con gli integratori si può fare muscoli. Allora, prima roba, c'è da dire che 5 anni meno di me e sembra mio nonno. Primo. Secondo, promuove una dieta, vedete che cazzo fa, cosa c'è dentro là, tutto robe o tossiche, semi, o indigestibili, perché comunque i semi sono fatti apposta per non essere mangiati. Non c'è, andate a ricercare sui semi, che schifezza. Ovviamente deve aggiungere le salse, le spezie, powder, le polveri di integratori che non servono a un cazzo. Basta che facciamo il paragone fra CBD isolato, non funziona, CBD naturale, prodotto dalla pianta senza isolazione, senza un cazzo, funziona. Quindi se tu mangi un vegetale che è fatto apposta per non farsi mangiare, perché i vegetali hanno le tossine, gente. Se voi mangiate un fagiolo crudo, potete morire, sapete? Basta 1-2 fagioli crudi, a parte che fanno schifo al cazzo, però anche se li ingoiate come una pillola, contengono delle tossine che possono ammazzarvi. Poi dipende che persona siete, se siete una persona forte, probabilmente ci vogliono 5-6 fagioli, no? Perché si cucina il vegetale? Perché sennò, primo fa cagare, e secondo, non è possibile mangiarlo. È pieno di tossine, di robe. Andiamo a vedere questo ragazzo qua, ragazzo, questo grandpa on steroids. E anche gli steroidi vi invito ad andare a cercare, in quanto io non sono un culturista, per cui non me ne sono mai interessato. Però appena ho visto cosa fanno, allora cosa succede? Tu hai questo, no? Facciamo finta. Gli amminoacidi essenziali si trovano in tutte le piante, non c'è problema. Però loro dicono sempre una parte, no? Le altre 5 parti non le dicono, perché se no se ne va a fanculo tutta la teoria. Allora andiamo a analizzarle una alla volta. Histidine nel finocchio. Non è il mio argomento preferito, il finocchio.
però proviamo a guardarlo adesso. Eccolo qua, una tazza di finocchio ti dà 360 mg, quindi 0,3 grammi di potassio, una tazza, quindi così sarà, so, 50 grammi di roba, 100, però tu ti prendi 0,3 di potassio, dai, per adesso siamo a posto. 73 calorie, di cui non ce ne frega un cazzo, perché andate a guardare le calorie, il colesterolo e gli, come si chiama, gli attacchi di cuore. È tutto una cosa, farò un video fra un po' perché ho trovato qualcosa di interessante. 0,47 grammi in 234 di grasso, quindi è, cioè, come se non ci fosse, no? Non so se per voi sembra una percentuale alta. 2 grammi, 3 grammi facciamo di proteine. Proteine, attenzione, primo, sono proteine vegetali digeribili solo dagli erbivori, cosa che noi non siamo, a meno che non abbiate voi degli stomaci ruminanti, a me non sembra d'averlo. Però ci sono ben 17 grammi su 200 di carboidrati, quindi zuccheri che diventano ciccia, se riescono, perché poi, come vedremo dopo, non riescono. 7,3 grammi di fibre, che sono delle cose indigestibili, completamente indigestibili. Andate a vedere in questo. No, colesterolo. Per il momento il finocchio direi che è un nutriente super. Andiamo a vedere il prossimo. Cos'era? Seaweed, alghe, isoleucina. Eccole qua. Piccolo quantitativo di vitamine A, C e K. Utile. Perché mettono sempre le alghe questi vegetariani? Perché è una delle poche sostanze che ha le vitamine di cui loro sono deficienti. Non mi soffermo su questa parola. No? Folate. Andate a vedere cosa sono i folati. Zinco, sodio, calcio e magnesio. 20 calorie che non ce ne frega un cazzo. 1,7 grammi di carboidrati, infatti le alghe non sono per niente dolci. 4 grammi di proteine, dai, super. Su quanto? Non dice, però sarà 100 grammi, no? Di solito. 0,5, come prima, inutile. Per fortuna anche le fibre in questo caso non ci sono, perché l'alga probabilmente non è fatta di vegetale terrestre, ma è fatta di vegetale marino, che sarà fatta in un'altra maniera. Riboflavina, andate a vedere cos'è questo qua, 11% di ferro, ecco perché lo mettono i vegetariani nella dieta, perché così cercano di compensare il, però 11%. Terza roba, isoleucine nelle arachidi. Ta-ta-ra-ta. Per 3,5 once, cioè 100 grammi di arachidi crude, quindi attenzione, non quelle tostate, perché quelle tostate sono bruciate, quindi indovinate quante buone sostanze utili ci saranno là dentro ancora vive. Non lo so, poi liberi. 567 calorie, quindi un tantissimo fuoco, no? Come dice la scienza, che poi non era vero un cazzo. 7% di acqua, chi se ne frega, tipo, no? Grande sorgente di proteine, piuttosto che le altre cose che ne hanno 0, carboidrati sempre alti, 16, zucchero semplice, quindi carboidrato che non serve scomporre, 4,7 grammi, che non è male, aggiunto al 16 diventa 20. Fibre 8 grammi e mezzo, che cagherai, le mangi e poi le caghi direttamente. 49 grammi di grasso, no? Poi andate a controllare perché questa discrepanza qua, e cosa sono questi polinsaturi, saturi, polinsaturi. Tra l'altro è difficile controllare questa roba,
perché la maggior parte dei siti ti dicono quello che c'è scritto in televisione. E quindi, diciamo, va usato il cervello, come sempre. Va usato il cervello, non basta leggere un sito, vedere un video. Se vedi un video e ti convinci, lo ripeterò mai abbastanza, e sei un coglione proprio, un coglione, e ti meriti di credere a quel sito o di non crederci, senza avere poi qualche idea per proseguire la tua ricerca. E ti meriti quello, quello è il tuo destino. Trans, niente, niente trans, non ci sono trans. Omega 6, omega 3, 0. Sovrabbondanza di omega 6, 0 omega 3. Ok, passiamo al prossimo. Lisina, la papaya è parecchio divertente. Sono rimasto abbastanza scioccato anch'io. Una papaya media ha circa 120 calorie, 30 grammi di carboidrati, 5 grammi di fibre, 18 di zucchero, 18 di zucchero, più i 30 di carboidrati sono più di un terzo di zucchero. Attenzione, quindi essendo un frutto è normale che sia questa cosa. 2 grammi di proteine, dai, su 100 grammi, 2 grammi di proteine non è male. Quante papaie devi mangiare hai lo stomaco papaiato? Per avere 100 grammi di proteine devi mangiare 8 kg di... Vabbè, folate come prima roba. I folati sono delle cose che io non sapevo neanche che esistevano, perché non me ne fregava proprio un cazzo, fin quando ho deciso di informarmi. E alla terza ricerca che ho fatto ho trovato che cazzo sono. Vitamina A. Ecco perché tutti mettono la papaya per sopperire la vitamina A che non esiste. Bisogna vedere quanto. Bisogna vedere quanto. Magnesio, rame, che è un antibiotico, attenzione, 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 pantotenica, fibra. Fibra, completamente inutile. Non dicono quanto, in certi dicono, in certi non dicono. Andiamo a vedere nel prossimo, che è spinaci. Spinaci metionine, 7 calorie, quindi nulla come nutrimento, secondo la scienza sempre. Proteine 0,86, non sarà troppo, facciamo 0,85, dai. 0, cioè quindi niente proteine, niente ferro. Milligrammi, quindi 0,03 grammi di calcio. Niente anche questo. Lo scrivo in milligrammi così il numero qua davanti diventa più grande e così sembra che sia qualche cosa di nutriente. È tutto una fine, perché queste qua non sono mica scritte e messe a caso, eh. Sono scritte perfettamente studiate. Perfettamente, questo qua è Google. 167 mg Integrational Units of Vitamina A. Ecco, queste qua. Cercatevele perché io mi sono rotto le balle di dirvi le robe. Vi dirò cose generali, poi se voi volete approfondire, approfondite. 58 microgrammi di folate. Sono pochi, però il folato è sempre presente. Andiamo avanti. Oats, cioè avena. La cisteina. La cisteina per 100 grammi di avena, che l'avena si dà al coniglio, no? Alla gallina si dà l'avena. Poi ognuno mangia quel cazzo che vuole, sono certi che mangiano merda. Fattori nutrizionali, 389 calorie. Le calorie sono alte, abbastanza alte. 8% di acqua, perché è una cosa secca. Proteina 16,9, ecco perché queste oats sono sempre presenti nella base del vegetariano che cerca di sopperire alle mancanze, che sono però molto più pesanti di quello che lui riesce a sopperire. 66 grammi su 100 di carboidrati. Strano che non è 66,6. 0 grammi di zucchero. Però i carboidrati vengono trasformati in zucchero, quindi te lo prendi nel culo lo stesso. 10 grammi di fibre completamente inutili. 6 gra 7 grammi di
grasso, però è grasso vegetale che non serve a un cazzo. Andiamo avanti. Prossima roba, semi di girasole. I semi di girasole essiccati, per 100 grammi ci sono 584 calorie, anche qua molto alte. I grassi sono sempre alti nei semi perché sono cose grasse. Colesterolo niente, molto male. Sodio 9 mg. Fa molto bene il sodio, una botta di potassio che non serve a un cazzo, 20 grammi, 9 grammi, 2,6 grammi, tutto cose che ti mettono energia immediata che poi va via e ti serve ancora di integrare. Infatti mangiano in continuazione quelli che mangiano piante, perché no, ovviamente non assorbono un cazzo, c'è poco, assorbi meno. E quindi di nuovo hai fame di nuovo dopo. Se gli dai una zuletta di zucchero al bambino, un po' vuole un'altra. Così funziona il vegetale. 0 grammi di cobalamina. Avocado, famoso, famosissimo avocado. Tirosina. La tirosina nell'avocado per 100 grammi, 160 calorie in medio, 15 grammi di grasso, perché sono comunque una cosa abbastanza noiosa da mangiare, non è che ne mangi due, no? Ne mangi metà dell'avocado, poi basta, perché è un po', è come mangiare, non so, mezzo chilo di burro, non è il massimo, però almeno il burro ti dà qualcosa di utile. Qua invece ci sono colesterolo zero, 7 mg di sodio in compenso, il potassio che è tanto famoso, ma è un elemento base, quindi deve sempre esserci. Non so se in queste quantità va bene. Carboidrati 9 grammi, fibra, zucchero, proteine 2 grammi, niente B12, niente, nulla, vitamina questa, niente, calcio 12, vitamina IU, vitamina 10 grammi, ferro 0,6, quindi come niente, magnesio 29 mg, quindi ti fa scorreggere probabilmente questa cosa. Utile anche questo. Lenticchie. Eccole qua le lenticchie. Lenticchie 100 grammi, 116 calorie, 9 grammi di proteine. Molto utile, 0,9 di grasso. Molto utile. Però nel compenso abbiamo 20 grammi di carboidrati e 22 grammi di carboidrati e 7, 8 grammi di fibre completamente inutili. Altra roba utile, ecco perché mischiano, no? Mischiano tutto, mischiano un po' di quello, un po' di questo, un po' di quello, per avere più possibile il rattoppo, ma è un rattoppo che non funziona. La soia è una delle cose più dannose che esiste, e ovviamente per chi la mangia, la soia è bassa in grassi saturi e molto alta in proteine, però le proteine sono vegetali, sono digeribili dai erbivori, non da noi. Vabbè, vitamina C, folati, folati, interessantissimi folati. Hanno tante cose, la fibra, primo posto, il calcio, interessante. Questo qua è fatto apposta per farsi leggere da chi vuole sentirsi dire che non c'è problema. E quelli là leggeranno questa roba qua e basta, queste non lo leggono. 127 calorie poco, 11 grammi, non male, complimenti, su 100 grammi ci sono 11 di proteine, non male, 5 di grasso, 10 di... Quindi praticamente se tu vuoi assumere un po' di proteine, devi assumerti per forza anche gli zuccheri. E parlo della plant-based diet, cioè il vegetale. Il mangiapiante non può assumere proteine. Che lo dice lui stesso che sono importanti, perché se prende questo, no? Se prende questo, io ho il mangiare dei gatti qua dentro, che è quello che deve esserci, non il mangiare dell'uomo. Se prende quella roba là, chiunque prende una cosa aggiuntiva a quello che mangia, vuol dire che mangia sbagliato, cioè non è, ci vuole un studio dell'università di Harvard per capire questa cosa.
chi mangia giusto non ha bisogno di assumere un cazzo di niente, perché mangia già giusto. Insomma, dai, ragazzuoli. Andiamo avanti, ultima roba, Kidney Beans, famosi per la loro, che vuol dire fagioli a forma di rene, no? Dove cazzo is è? Ah, Beans, eccoli qua. Famosi per le loro contenuti di proteine, ma però c'è un problema anche qua. I Pinto Beans ci sono di molte varietà. Sono pieni di proteine e fibre. Grasso basso e calorie basse. 15 grammi di proteine su 100, dai, non male, come prima insomma praticamente. Però per mangiarti 15 grammi di proteine devi mangiarti 45, cioè 3 volte tanto, gli zuccheri. Quindi è come avere una scarpa e un infradito, non starai bene, perché cammini un po' storto, no? E qua uguale, fibra 15 grammi pari alle proteine. Cose completamente inutili, le fibre. Basta che ve lo chiedete, come mai vi dicono in televisione di fare una dieta ricca di fibre? Come mai? Ora vi dicono anche di mangiare le piante, che previene gli attacchi di cuore. Non è vero un cazzo. Non è vero un cazzo. Cercate stroke ex vegan, stroke vegan. Infarto, attacco di cuore, vegano. Cercate, basta su YouTube, trovate là gente che vi mostra l'ecografia, come cazzo si chiama, il coso del cuore, prima e dopo. 20% di ferro, utile. Poi bisogna vedere in che forma è il ferro. Perché se è legato a componenti vegetali, è necessaria la mucca per digerire quel ferro e farlo diventare ferro utile al corpo. Io non so, certi vegetariani sembrano delle mucche, soprattutto nel cervello. 8% di calcio, 21% di magnesio, fai scorregge atomiche, fosforo 25%, quindi anche questo discorso qua bisogna vedere, e questo approfondimento lo lascio a voi perché ognuno se lo fa da solo, io vi do i titoli. Fa conto che io sono un indice, no? Vedi la voce dell'indice, ah buono, questo qua vado a cercare, grazie, oppure vaffanculo Gianni, indifferente, potete dirmi quello che volete o anche niente, l'importante è che vi fate le vostre ricerche, io non vi dirò qual è la cosa migliore come fanno tanti. Vi dirò quali sono le cose da stare attenti. E basta. Quindi praticamente questo è plant-based diet. È a posto, dai, siamo a posto. Questi qua sono zucchero, 3/4 di zucchero per poter assumere forse un quarto di proteine, facendo la media fra tutti. Fatevi un paio di conti voi. Per esempio, no? Prendiamo uno, prendiamone uno solo. Bella musica che ha come introduzione, interessante, rilassante. Qua fa vedere che lui ha preso i steroidi perfettamente. C'è anche sta roba del mondo, no? Fa capire bene quanto è un ricercatore, soprattutto accurato. Questo qua fa un po' di strani versi, no? Come tutti questi vegani, vegetariani, poveracci, perché devono far capire il concetto così con le mani. Lui fa. Fa dopo, no? Guardate. One, get super hydrated, as I said, I'm up with a lark, I'm not training until 10, but get super hydrated, that really helps. So what have you missed? My karate came in useful earlier in the week. Tipo roba del genere, no? Che cazzo mi rappresenta?
Beep. Morning. Oh, you're good. Normally, when you kick doors open, this whole thing will splinter away. How would you know? At one time, I kicked someone's door in for them because they'd locked themselves out. Si vede proprio in salute, eh? There's this young girl and... Non ha sfoghi da nessuna parte. Her dad was a bit of a tyrant and she was really scared of him. And so she wanted to kick the door in and then she was going to get a locksmith. But her Alsatian tried to... Denti finti. Guardate i video di qualche anno fa. Dove fa... e si vede qua sotto tutto quanto senza denti. Che strano, no? Che è successo questo. Andiamo a vedere che cazzo mangia sto poveretto qua. Yes, so if you see me, come and say hello. I'd love to meet my subscribers. So. Cioè, questo qua ha 40 anni, capito? Ha 42 anni, tipo. Porcaccia la miseria. Veramente malmesso. That'd be very cool. So I drew the competition winners for the full circle shoe and foot deodorizer. I've been using this in my shoes. I'll be honest, I do sweat quite a bit, and let's just say this stuff really works, it's fantastic. If you want to order some, fullcirclelifestyle.co.uk, it is amazing. And I've drawn the 10 winners. Nelly, I've not got your address though, hun, so email me your address, please, Nelly. 2.5 hours pre-workout, got 200 mils of beetroot juice, boost that nitric oxide, better pump, better energy. Craving blood. Boom. That was disgusting. Si vede che gli piace proprio, no? Neanche un bravo attore. Five vegans. Oh. Ma che cazzo è? Sterco. I think I just dripped that on me. Level 5 vegan. Fake smile. This is nori sheets that I've dipped in water and a little tamari. And then I've got 1.2 kilos of porridge here. It's oats, dates. Sembra una cosa vomitata dal cane. Oh, I've not put my gran flax seeds on the top. I'll put gran flax seeds as well. Questo qua è mitico perché lui prepara la roba e poi non la mangia. Si vede, mette il piatto là, dopo l'inquadratura, dopo boom, sparisce il piatto e lui va avanti a parlare. Le poche volte che la mangia avete visto che faccia che ha fatto, disgustata. Ha anche detto disgusting. Cioè, più di così. Cazzo vuoi ancora? 5,000 calories now. About 180 grams of protein. About 80 grams of fat and the rest carbohydrate. 8 grammi di grasso, utilissimo. E carboidrati invece? Protein, about 80 grams of fat and the rest carbohydrate. E il resto carboidrati. Ha confermato quello che abbiamo appena visto, grazie. L'erbivoro, falso come la moneta da 3 euro. Milt. Linseed, i semi sono tossici, il sesamo usato per fare il hummus si tosta in padella un po' prima, se no chissà, è meglio tostarlo, dice la ricetta, come mai? Blueberry, utile. This brand is quite nice, I think this came from Aldi, it's got sesame, cranberry and blueberry in there, so that's mostly flax seeds though, or linseeds as they put here. Ah, ce l'ha ancora il pastone del cane. Ma che cazzo è? About 60 grams of lemons. Close enough. I'll just get this lot down me, then some email clients to catch up with, and then we're off to the gym, tries and carbs today. Tries and carbs, woo! E non mostra che mangia. Ma in onestà, ragazzi, voi la mangereste sta roba qua? E non parlo con quelli che mangiano come cazzo vogliono. Parlo di quelli che si autoproibiscono le cose. Caro vegetariano, mangeresti sta roba tu? No, perché lui non la mangia. Adesso va in palestra a far finta di allenarsi. Oppure si allena veramente, perché con gli steroidi mi hanno detto che è semplice. Ti aumentano tutte le robe, no? Anabolizzanti, quelle robe là. Che comunque, al di là del fatto di bene, non bene, faccia bene, è una cosa in più. Che se tu la prendi, significa che qualcosa in meno hai. Altrimenti non la prenderesti. Non è difficilissimo questo concetto. Andiamo avanti. Woo! What, yeah, it's a great hat that. Well, that's very good because they're now available back in stock. Link in the description, purple and black. Give us your money. Cos'è sta roba? Cos'è? Cosa serve? Ma
workout done, so I had a change in circumstance. Scommetto che mangia di nuovo adesso. I've got a client to train later on there, which I wasn't going to have. I was going to nip home to eat. So eccolo quel prodottino del supermercato. Some food on the way to the gym. Normally, obviously, I'll cook my own food. I'll work them whole foods, but in a pinch, this is all right. This lentil soup from the good people at Bione. Hearty lentil, legume celeriac. Altro prodottino del supermercato. A lot of good stuff in there. A little more sodium than we'd really like, but you can't win them all. Pairing up with some microwave rice. Tre per combo. Just had in the cupboard. Look what I found. Check this out, Cole. Organic Italian black chickpeas. Italian black chickpeas. Che cazzo sarà? Cosa sarà sta roba? Italian. Voi avete mai visto sta barattolo qua? Black chickpeas. And in the first 2 years of my veganism, I ate 500 different types of food. And utili le mandarini, no? Acqua e zucchero, ancora. Come se non ne avesse assunto abbastanza prima. And the rest, carbohydrates. You know, chicken, beef, milk, eggs, tuna. I vegetariani sono quelli che nominano più volte in assoluto in confronto alle persone che non hanno questo problema. Uova, beef, cheese, milk, sims milk, sims cheesy, molto cheesy. Le persone non disturbate in questa maniera non nominano così tante volte carne, uova, pollo, manzo. Non hanno bisogno, perché lo mangiano direttamente senza parlarne. Questi qua ne parlano mentre mangiano frutta che pian pianino lì non erbivorizzerà, cannibalizzerà from the inner side. Five things, gained 500 things. Can have three of these for some fruit, and I managed to get some salad on the way as well. Guarda, la salata dell'ortolano è quella, l'ha presa dal suo amico ortolano. Questo qua è uno schiavo di città, come questi ce ne sono tantissimi. Purtroppo ho preso sto poveraccio in inglese, perché comunque in italiano l'italiano non raggiunge nemmeno quella soglia minima da fare un video decente. C'è quella di burger botanici, ma l'avete vista come ridotta? Quella sì che è una schiava. All round meal. Ideally I'd have a couple of nuts, but there'll be a little oil in here. Eccolo là, un altro, cos'è? Oil not ideal, but rice. Gonna deep. Mamma mia. Last minute I'm gonna add in these black eyed beans. I like black eyed beans, they look rather funky and they've got more of a bite. Mangiali crudi. I don't like them. Oh, because I had a bit of that on the fly meal. I'm making sure I've got some good. I was trying to make sure there are different types of vegetables in. So I've got an allium in the form of leeks, and I've got cruciferous in the form of kale and some mushrooms. Tried to get those three different types of veggies slash fungi in by the end of the day. Just something. I funghi che ricordano un po' la carne, no? For a small fee, give it your. La loro soluzione è lo smoothie, no? Che sarebbe il frullato comprensivo di tutto, facendo queste smorfie, gesti con le braccia che sono completamente inutili. E a me ricordano un bambinetto di 12 anni, che ci sono gli youtuber che fanno i video, ma insomma loro sono scusati perché sono dei teenager, no? Ma tu che hai 40 anni e che sembri mio nonno, magari evita di fare sta roba qua, non so, boh. Cioè è un'autosqualificazione, diciamo che è come uno che ha un problema e si punta un riflettore da solo in testa, e quindi non ho potuto far meno di parlare di questo poveraccio. Another thing I do, turmeric on the daily, bit of turmeric, put it in with the grains, smidge of black pepper, and that's a trick as well. Why should we do it? Regola generale, tutte le cose che pizzicano, bruciano, fanno fastidio, è difficile mandar via l'alito di quella cosa, sono cose che non fanno bene. Poi traetene le giuste conseguenze ognuno di voi. Oh, the water's not evaporated enough. Do that. Ivi compreso anche il sale, ovviamente. Sale è una pietra e metterlo in quello che mangi è quantomeno strano. Oh, wow. The piperine in the black pepper makes the curcumin in the turmeric more bioavailable. You get 2000% more in your bloodstream. That is well.
Come ho già detto su Facebook tempo fa, quando un vegano prepara da mangiare non capisci mai fino all'ultimo secondo se lo sta facendo per il cane o per se stesso. E non è una battuta, è la verità. Guardate che cazzo sta facendo, cos'è quella roba? That's why. Thanks. Something else I do is have a small amount of overt fats of each meal. L'unica roba utile, le noci. A couple of Brazils and a few walnuts. Try to get those two nuts in me on the daily. They came out wrong. Però probabilmente lui non ne mangia tante perché sviluppano il cervello e mi sembra che il cervello non ce n'è, tipo Homer, no? Che vanno su, c'è il vuoto, spinto. Are you guys familiar with tamarind? Do you like tamarind? Altra roba del supermercato. Yeah, so it's a lot of work. Yeah. Cioè, questi qua, roba naturale, niente. E poi dicono che vogliono proteggere l'ambiente. E questo è il controsenso, no? Because all the seeds. Dai, butta dentro l'ennesima schifezza di zuccheri e antinutrienti e butta via la confezione. Questo qua butterà via due sacchi di bonzizie piene di imballaggi alla settimana, secondo me. So sweet, isn't it? Mamma mia, che cazzo è? E sembra Mr. Enki, quella cacchina di Natale di South Park. So it's in the pod. If you've not seen it before, you break it open. And then you must remove the stringy bits. And as Gemma said, there are seeds, so you don't want to bite into it. But you want to get it off the seed. Sì, mangialo crudo. Bravo. Ecco perché è un cretino, perché mangia semi crudi, sto imbecille. Well, so hard on stones, I break your teeth. Quindi diciamo annulla completamente l'effetto delle eventuali noci che mangia per lo sviluppo cerebrale, il quale si rattrappisce sempre di più, infatti. Very sweet, slightly tangy sometimes. So this is really nice to flavor, isn't it? Yeah. Mm. Try it, tamarind. So there is like 30. Si vede che proprio gli piace, fa la faccia contenta che gli piace, guarda che bello qua. Quel mix assurdo di semi e di schifezza che ha fatto prima, funghi che ricordano un po' la consistenza e la carne, ste cipolle bollite, tutto bollito insomma, perché ovviamente è crudo col cazzo che lo mangia, a parte che non lo mangerà neanche adesso che è cucinato. The protein just in this bit of legumes and greens, a bit of hot sauce on that, tamarind for after. Tamarindo. Ecco la cena invitante. Well, I haven't even got a fork or anything. No, you don't need it. Just use your fingers. What have we got? Cold cannon puffs. Cold cannon puffs. Probably link in the description for the recipe video. Oh, wow, that's good. Guarda che faccia. Proprio si vede che gli piace. What is it? Sprouts and kale? Yeah, not much else really. Just some spices and... Io ho l'impressione che questa gente faccia i video e poi nella vita fa quel cazzo che vuole. Anche se in realtà i segni sulla sua faccia indicano la sua alimentazione. Spices baked in the oven? Baked in the oven. Very good. And what's this dip? Sì, probabilmente dovresti evitare di metterlo nelle onion e dopo anche non cucinarlo e prenderlo così con la mano e mangiarlo crudo. Kidney beans, a bit of cashew butter, cumin. Vedi proprio la faccia contenta di quello che mangia, una cosa che gli piace. Sì, proprio si vede, secondo me è lampante. A little salt and pepper, garlic. Oh, it's tasty. This is a really good way to get your... Bravo, mangia l'aglio crudo, imbecille. Spuds and greens in full greens. It's quite a high greens to spud ratio, but it doesn't really taste that way, does it? Delicious. Cotton bait. Delicious. Con la faccia disgustata, proprio credibile, eh? To wrap stuff in, get some more celery bits, some black grapes. Did you say about the fat that was in this? Yeah, cashew butter. But you get a little fat, so you absorb your carotenoids and vitamin K. Lui assaggia un poco di questo, un poco di quello, poi passa alla scena dopo, no? Non l'ho mai visto, ho guardato un po' di video di questo poveretto, ma non l'ho mai visto finire un piatto, ma neanche iniziarlo, neanche a metà non era. Adesso contiamo da adesso, facciamo finta che ha inghiottito adesso l'ultima cosa, anche se l'ha messa in bocca, so, 10 secondi fa, e contiamo quanto tempo sta, sarà difficile perché è tutto tagliato il video, e quindi lui mastica, magari sputa, e poi riprende a registrare, però contiamo i secondi che sta per masticare, e la faccia soprattutto, guardate la faccia, che secondo me è la faccia che uno fa quando gli dai in bocca una cosa, tipo il bambino che ho messo il video l'altra volta, che le verdure si gira dall'altra parte, ma come mai? Come mai? Come mai?
for the stand while you go vegan for victory. Boom. I'm just talking with my mouthful. Cioè ha dovuto tagliare perché non riusciva a masticare quelle schifezze che si è mangiato. Però nel frattempo fa reclam delle sue magliette, subscribe, no? Fa questo, fa quello. Ovviamente ha fatto la reclam di tutte quante le stronzate che si è mangiato. E questo qua è probabilmente pagato da qualcuno per fare questa cosa. Questo è il riassunto per questo bel ragazzotto che è, diciamo, da quando ha intrapreso la strada dell'autocannibalismo si è parecchio invecchiato, diciamo, no? Ma non tanto, solo un pochino, niente di tale. Già prima non era abbastanza un mostro. E lui praticamente promuove l'etica con le farmacie, probabilmente pagato da qualche farmacista, perché chi è che si mette due prodotti chimici in mano e fa la foto così con la scritta etica? Secondo me è uno veramente messo male, ma non tanto qua è messo male, proprio male. Lezzo, bestia, mostro, suino, madonna. And I don't blame you because I was a fucking arsehole. Well, we got our lives together in that time, I think. We sort of grew up a bit. Found a bit of fitness. And you were on steroids at the time, yeah? Yeah. So, like... Yeah. At one point, I was on, like, 30 times the amount of testosterone that should naturally be produced. And you were on steroids at the time, yeah? Yeah. So, like... Yeah. At one point, I was on, like, 30 times the amount of testosterone that should naturally be produced, so... And you were on steroids at the time, yeah? Yeah. Madonna ragazzi, per scaldargli la faccia a schiaffi. Lezzo!